Nino, buonasera, io ho veramente una vita che non venivo più qua e quindi io vorrei fare un applauso forte alla Proloco San Giovanni Teatino che mi ha voluto questa sera qui, grazie. Benvenuti a Giro Giro Tanto. Siamo a San Giovanni Teatino, dove stasera Vincenzo Olivieri chiuderà in grande stile la kermesse San Giovanni in festa con il suo Roba da Matti Summer Tour. E noi come sempre girovagheremo in questo borgo dalla doppia anima, quella antica, il centro storico della vecchia Forca Bobolina, e quella della moderna San Buceto, importante centro industriale e commerciale, un luogo dove antico e moderno, tradizione e innovazione si incontrano. Se siete curiosi, restate con noi. All'interno del Parco dei 120 Alberi, un'area verde di recente inaugurazione, e raggiungo adesso il sindaco di San Giovanni Teatino, Luciano Marinucci. Buongiorno. Ciao, buongiorno a te, buongiorno. Grazie di essere venuti qui a San Giovanni Teatino. Grazie a lei di averci ricevuti e ospitati. Allora, San Giovanni Teatino è l'esempio, con le sue due frazioni, di un importante centro moderno sviluppatosi intorno a un nucleo antico. Come convivono queste due anime? Come si valorizzano? Beh, intanto c'è un'area che ha una vocazione naturale, quella dell'area commerciale, dove c'è stata una trasformazione negli ultimi anni, insomma, di riconversione dall'industria a commercio. Tutte le più grandi sigle commerciali stanno su San Giovanni Teatino, attualmente siamo il primo comune italiano. Questo da un lato ha sviluppato una parte del territorio, dall'altro ci ha purtroppo messo nella condizione di dover rincorrere per cercare di dare a questo paese un'identità. Un'identità che in passato è stata già ampiamente lavorata. Noi abbiamo dovuto lavorare su una serie di rifiniture importanti, che è quella della sicurezza stradale e della vivibilità del territorio. Quindi abbiamo cominciato ad investire su che cosa? Percorsi pedonali ciclabili, sulle aree a parcheggio al centro del territorio, parchi e la famosa città dello sport San Giovanni Teatino, che negli ultimi anni ha avuto un'esplosione, un boom, anche perché abbiamo investito ulteriormente su quella cittadella, creando aree a parcheggio che quanto erano insufficienti. Abbiamo trasformato una parte della cittadella e abbiamo realizzato altri spogliatoi, e quindi insomma abbiamo dotato il territorio di una struttura più industriale che altro. E quindi, se oggi la nostra piscina comunale ha un boom di iscrizioni, lo è dato da chi ha creduto nello sviluppo di quella parte del territorio, e da noi che abbiamo continuato questo percorso. E so che vi siete impegnati anche molto nel rendere estremamente vivibili le aree più commerciali. Sì, diciamo che adesso, con un intervento che faremo con fondi di Ipercop, che ha ampliato il centro commerciale e ha versato nelle casse comunali una determinata somma che oggi noi intendiamo 1.600.000 da spendere per migliorare la viabilità su quella parte del territorio, che chiaramente, se ciò non fosse, andrebbero restituiti. Quindi stiamo realizzando, con i fondi di Terna e con i fondi per Coop, anche una pista ciclabile che porta la parte della cittadinanza verso i centri commerciali, che ormai sono diventati il dispensario dell'area metropolitana, e nello stesso tempo migliorare quella viabilità che era a carico del consorzio industriale, che notoriamente non ha mai avuto fondi per migliorare quella viabilità, e quindi noi ci siamo concentrati su quell'altra parte. Sulla parte di San Giovanni Teatino, approfitto delle vostre telecamere chiaramente per dire che dal 4 di settembre
verranno aperte le buste per appaltare il primo tratto di messa in sicurezza di asfalto delle nuove, di tutte le strade di San Giovanni Teatino. E a proposito di opere, ci siamo sopra una pista ciclabile di un'area verde che è un piccolo gioiello del vostro territorio, il Parco dei 120 Alberi, che è virtuoso per tante ragioni, vero? Sì, questa è la classica promessa elettorale che noi avevamo fatto in campagna elettorale, che poi si è avverata con grandi sacrifici da parte della mia collettività, perché questo va comunque ricordato, perché il comune spende i soldi della collettività. Abbiamo realizzato quest'opera, l'abbiamo voluta nominare Parco dei 120 Alberi perché un insediamento privato prevedeva la realizzazione di 120 appartamenti e anche una cessione di parte a verde. Però noi non abbiamo voluto perdere questa occasione perché comunque c'era una crisi in arrivo, sicuramente le abitazioni avrebbero fatto la fine di tutte le abitazioni che oggi sono per esempio nel polo urbano per chi è di San Buceto, non sono state finite perché il mercato non ha più richiesta, invece noi qua abbiamo realizzato questo grande intervento, 120 alberi importanti con tutte le essenze, una pista di 1 chilometro per correre a piedi, un parco giochi per i bambini e grazie alla ditta ICO che storicamente risiede in questo territorio, a memoria del signor Loreto Rangia, il proprietario, ci hanno regalato una palestra all'aperto, outdoor. Anche futuristica, vero? Anche 30.000 euro, futuristica perché dovrebbero essere, diciamo, tra virgolette, corroborate di macchinari per accumulare energia elettrica e quindi ricaricare anche i telefonini. A quel momento, diciamo, in quel momento non è stato possibile, sicuramente la predisposizione c'è, speriamo che in tempi migliori si possa fare anche questo, però già il segnale è buono. Fantastico, e tutti gli alberi che sono qua intorno non sono alberi senza nome, sono alberi con un nome, vero? Sì, hanno un nome scientifico, però noi abbiamo fatto questa bellissima iniziativa, 120 alberi, dal momento in cui abbiamo approvato il progetto in giunta, li abbiamo voluti intitolare i primi 120 nati dal momento dell'approvazione ad oggi, quindi se lei vede ogni albero ha una targhetta col nome della bambina, il nome e cognome della bambina o del bambino e quindi se vorranno negli anni potranno vedere oltre alla loro crescita, sviluppo della loro crescita, anche quelle dell'albero. Inoltre mi preme ricordare che noi facemmo anche un concorso di scultura denominato Sculpere, 5 grandi scultori sono venuti sul nostro territorio, hanno realizzato le sculture per la parte di San Giovanni Alta, dove è interessato il vostro programma, abbiamo inteso destinare il virgulto che rappresenta un pochettino quell'unione tra il bambino e il verde, eccetera. E grazie davvero Sindaco per il suo contributo. Poi grazie tante.